trovassimo l'inferno. Entreremmo con le nostre videocamere. Cresciuti tra spiritismo ed oggetti raccapriccianti, vaghiamo in cerca di disavventure. Siamo l'unica e vera famiglia a caccia di fantasmi. Bella a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video della famiglia del paranormale. Quest'oggi ci troviamo qui dopo una segnalazione di una persona che segue la famiglia, che con i suoi amici era qui a fare un picnic. È successa una cosa assurda. Erano qui in spiaggia, avevano gli asciugamani, c'era l'amica di questa persona che conosco, che si chiama Alessio, che si chiama Giorgia tra l'altro, che salutiamo, che mentre faceva questo picnic ha sentito un colpo enorme accanto al suo asciugamano ed è corsa via. Qua torna tutto, perché da questo castello enorme si è buttata una donna tantissimi anni fa. Questa donna si è suicidata. Sembra si sia suicidata perché aveva un bambino in grembo e probabilmente, essendo questo un castello medievale, probabilmente l'hanno, come posso dire, offesa, magari per qualche tipo di gravidanza particolare. Quindi noi siamo qui in questo punto perché tra l'altro si sente, dicono che si senta la voce di questa donna. Ma chi è quello? Ho visto proprio una figura passare così. Sentite qualcosa? Oh, mamma mia! Stando qui sul posto sto percependo veramente delle sensazioni strane. Oh! Oddio, che è successo? Oh! Stavo a fare le foto là. Stavo a fare le foto lì. Ho visto proprio una figura passare così. Sei serio? Nera, sì. Così. Da qua parte là proprio. Qua. C'è qualcuno? Chi c'è? Frate, è la stessa figura, adesso che ci penso, che ho fotografato prima. È la stessa identica figura, scura, che ho fotografato prima, nel pre-indagine. Ah, quella roba lì che è apparsa davanti a me? Esatto. Falla vedere, falla vedere. Tutte e due le foto, tra l'altro. Ragazzi, prima abbiamo, credo proprio che abbiamo già fotografato la donna, o comunque chi è morto qui intorno, perché guardate che fotografie allucinanti. Poi mi spiegate nei commenti secondo voi chi è e cos'è. Ragazzi, con la fotocamera termica questa fotografia è stata scattata prima. Vedete che c'è Simone che sta parlando. Un secondo dopo, secondo scatto, mamma mia, aspetta, si vede Simone in piedi. Sabrina, che prima era presente, è completamente coperta da questa ombra. Guarda, guarda, si vede, guarda, guarda che si vede che sotto sembra essere quasi sfumata. Sì. Mentre sopra, aspetta, cerco di far vedere meglio. Prende consistenza. Non so se si vede meglio, aspetta. E anche la testa. No, si vede meglio così. Guarda, guarda, sembra che ha una sorta di cappuccio, dei capelli neri. Cioè, guardate il colore, bello luminoso, e poi quest'ombra che arriva e spulisce tutto. Fai vedere quella. È la stessa che io ho visto prima qui sul molo. C'è qualcuno? Ho visto proprio una figura passare così. Faccio vedere uno scatto che ho fatto stupendo esattamente poco dopo, durante la sessione. Guardate, una foto normalissima. Sabrina, Cristiano e Simone stanno facendo, stanno parlando con lo spirito. Poco dopo compare questa cosa qui e guardate, cioè, luminoso. Guardate come sembra, come se, sembra, guarda, una figura luminosa che scende. Che scende. E qui ce n'è un'altra, ragazzi. No! Aspetta, mo' ho capito. Ho capito anch'io che stai per dire. Che sto per dire? Si è gettata lei tipo la... Bravi, secondo me l'hai fotografata.
Esattamente in sto punto dove hai scattato la foto? Sì. Guarda là, ci stanno le finestre da cui si potrebbe essere buttata lei. Adesso ragazzi, tutti quanti all'interno della ripresa, tutti nel video. Facciamo una prova. Faremo delle domande cercando di comunicare magari appunto con la ragazza. Vediamo se si manifesta in qualche modo. Perché secondo me... Comunque io prima, quando stavo parlando con papà qui, qualcosa abbiamo sentito io e lui, come se ci girava intorno, anche un piccolo... La ragazza che si è buttata di sotto, che è morta esattamente in questo punto, si è schiantata in questo punto. Ragazzi, voi a casa, se sentite qualcosa, mi raccomando, scrivetelo nei commenti. Senti la voce. Tu che sei morta qui, lavoravi o eri una nobile? Comunica per favore. Fatti sentire. Io voglio parlare con lo spirito che mi è passato davanti e che ho fotografato. Con gli spiriti che ho fotografato. E puoi usare l'energia che proviene da tutto il mare per parlare con noi. Dovresti essere super forte oggi. Sentite qualcosa? Niente, sento uno strillo. Ma anche dei passi c'erano intorno, non so se è una cosa che ho percepito. Ho sentito proprio un passo, come se ci osserva qualcuno. Oh, mamma mia, che urlo! Era un urlo, ragazzi! Tiziano! No, fermate, ferma, attenta. Oh, ragazzi, da qui! Ragazzi, qualcuno ha urlato da qui! Ragazzi, era una donna, l'hai sentito l'urlo? Tiziano, dimmi che l'hai sentito anche tu. No, aspetta. Non ti sento da lì. Veniva da qui, da sto punto qui. Poi comunque, ripeto sempre le solite cose, no? Quando c'è qualcuno che come noi sta qui di vivo, devi usare per forza la torcia, no? Nessuna torcia. Non ci sono dubbi. Quindi anche se ci fosse stata una donna scappando di là, l'avremmo vista. Non ci sono dubbi, non c'è una donna. Quest'urlo era l'urlo, a me ha dato l'impressione, perché si è sentito proprio chiaro, di una persona che stava proprio per morire. Se è una cosa che ho percepito, ho sentito proprio un passo, come se ci osserva qualcuno. Oh, mamma mia, che urlo! No, disperata proprio. Ma era stridulo, vero? Che mi fa pensare alla ripetizione del suicidio. Cioè, sotto siamo proprio nel mezzo di, secondo me, di qualcosa che si ripete. Sì, un loop. È angosciante. Si sentono continui rumori che non capisco da dove vengono, perché non è il mare che li produce. Rumori d'acciaio, rumori metallici, stiamo sotto a un castello, fa tutto di pietra. Quindi è qualcosa di allucinante. Ma chi è quello? Dove? Oddio! Zumba! Sì! Non si vede più niente! Dove sto? Stiamo facendo un video! Mamma, papà! Oh! No, lasciala lì, non so chi è questo! No! C'è nessuno, ma io quello. C'era uno in piedi, beh? Io ho visto pochissimo perché stavo a ripetere. Io non ho visto perché. Quando non giravo non si niente. Ho visto pochissimo, ho visto dallo schermetto. E vai per chi è? Cioè, vengo con te. Noi stiamo facendo un video per YouTube, Stiamo cercando. Ma è sparito! Stava in piedi, è sparito! Ma
Era in piedi sul molo. Tanto di sì. Ma chi era, scusa? Chi era? Il trovo di mia mamma. Sì. Troppo è. Ma io l'ho ripreso, sicuro l'ho ripreso. Sei sicuro? Io l'ho visto in piedi. Sotto, siamo proprio nel mezzo di, secondo me, di qualcosa che si ripete. Sì, un loop. È angosciante. Si sentono continui rumori che non capisco da dove vengono, perché non è il mare che li produce. Sono rumori d'acciaio, rumori metallici. Stiamo sotto a un castello, fa tutto di pietra. Quindi è qualcosa di allucinante. Ma chi è quello? Dove? Oh, oddio! Zoomma! Sì! Non si vede più niente! Dove sto? Io ho visto una cosa sulla videocamera, però era troppo veloce è stato. Perché poi ho zoomato, sì. Ho zoomato per i piano, quindi è troppo curioso se si è visto. Non ce n'ho idea. Ragazzi, scrivete nei commenti se avete visto qualcuno, perché io credo che riuscirò a farvelo vedere se Tiziano davvero l'ha ripreso come dice. Al massimo, raga, schieriamo l'immagine, se non si vede. Io non so se era una donna o un uomo. Vedi quando e non so manco se era vero. Adesso proprio la termica serviva come l'oro. Io non so se... vabbè, ma la foto che hai fatto prima però parla chiaro. Adesso proprio vedevamo che c'era... Probabilmente la foto che tu hai scattato all'inizio, secondo me potrebbe... Se questa persona non è vera, cioè non è una persona vera, potrebbe combaciare... Potrebbe essere la stessa entità. Però, cioè, tagliava l'orizzonte. Era proprio così. Come se ci stesse guardando... Ma si muoveva? No, no, era fermo. Però poi dopo tu, quando siamo andati in avanti, ti giuro, ha fatto così come se fosse... Come se si fosse dissolta. Oppure non lo so, se era una persona vera che ha fatto, si è buttato no, per terra e corso via. Ma sono già due volte che becchiamo figure. E anche l'urlo veniva da qui più o meno, ma non c'era nessuno. Cioè, questo significa che lui o lei, perché non ci sappiamo, stava fissando mentre noi parlavamo di loro. Potrebbe essere una persona che era ai tempi. Forse lei che si è ammazzata. O era lei che si è ammazzata, che assiste a quello che stiamo facendo o, per cercare di richiamarla. O l'entità oscura. E tra l'altro l'urlo veniva da qui. Pensa se davvero l'immagine che tu hai catturato è. Sembrava quasi qualcosa che si buttava, no? Pensa se è davvero quell'immagine lì. Ragazzi, questo posto è incredibile. Io vi dico solo che in un posto del genere, essendo un castello, talmente tante persone ci sono state, che dire che è infestato è poco, ma l'urlo della donna penso che ci rimarrà impresso per tutta la notte, quando andremo a dormire, e penso anche negli incubi. Sì, è una cosa che ho percepito, ho sentito proprio un passo, come se ci osserva qualcuno. Oh, mamma mia, che urlo! Era un urlo, ragazzi! Tiziano! No, ferma, attenta. Oh, ragazzi, da qui. Ragazzi, qualcuno ha urlato da qui. Ragazzi, era una donna, l'hai sentito l'urlo? Ma era proprio si sentiva lo scendere. Tiziano, dimmi che l'hai sentito anche tu. No, aspetta. Voi fateci sapere se avete sentito tutto quello che abbiamo sentito noi qui nei commenti. Fateci sapere se volete che torniamo in questo posto, in questo castello infestato, perché ovviamente sapete che i castelli è impossibile che non lo siano. La famiglia del paranormale vi invita ad iscrivervi se non l'avete ancora fatto, perché ognuno di voi che lo fa per noi è un grosso passo avanti verso il continuare a produrre questi video in questi posti lugubri. Noi ci vediamo al prossimo video, attiva la campanellina per le notifiche. Adesso direi che caso di toglierci, perché non so se quella persona era vera oppure se era qualcosa di... non lo so.